Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Play the Game. Dopo l'ultimo sondaggio che ho fatto su Instagram mi avete chiesto di fare un video su come fare le copertine per i video di YouTube e quindi oggi vi accontenterò. Prima di cominciare il video però vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like e di attivare la campanellina e guardate il video fino alla fine. Io utilizzerò ovviamente il programma di Photoshop, ma per poter fare appunto questo tipo di copertine non è essenziale avere per forza Photoshop, potete utilizzare un qualsiasi altro programma di editing per immagini. Io ovviamente vi farò vedere appunto delle cose basilari che si possono fare con qualsiasi tipo di programma. Io adesso ho aperto appunto Photoshop, quindi la prima cosa da fare ovviamente è scegliere la risoluzione corretta. In questo caso andremo a scegliere una risoluzione di questo tipo, 1280x720, perché questa è la risoluzione base per quanto riguarda le copertine di YouTube. Ci ritroviamo appunto nella prima fase in cui dobbiamo scegliere che cosa mettere all'interno di una copertina. In questo caso ovviamente la copertina che andrò a fare oggi sarà la copertina che utilizzerò appunto per questo video che avete visto in anteprima. La prima cosa da fare ovviamente è scegliere uno sfondo. Io utilizzo questo tipo di sfondo qua, quindi mi piace molto, lo allargo ovviamente come tutta l'immagine 1280x720, gli do un invio e ok, abbiamo l'immagine di sfondo. Questo si può fare con qualsiasi programma. Dopo aver scelto lo sfondo dovete andare a inserire all'interno della copertina alcune immagini che volete voi, ad esempio delle immagini scaricate da internet in trasparenza, in modo che non dobbiate scontornare tutta l'immagine. Questo perché scontornare l'immagine è un po' più complicato, ma non c'è nessun problema perché potete trovare su internet tranquillamente tantissime immagini in trasparenza, come ad esempio questo bellissimo Homer Simpson. Io però oltre a questo andrò a scontornare una mia immagine, quindi il lavoro sarà lo stesso, solo che andrò a scontornare un'immagine mia. In questo caso, come potete vedere, mi sono appena fatto la foto praticamente, quindi anche un'immagine fresca fresca. Andiamo a scontornare benissimo tutta la nostra immagine, la nostra faccia, quello che vogliamo scontornare in questo caso. Qui ovviamente non tutti i tipi di programmi possono scontornare delle immagini, quindi appunto come detto prima potete andare a scegliere delle immagini in trasparenza trovate su internet. E con tanta pazienza, dopo aver scontornato tutta la nostra immagine, possiamo andare adesso a dargli un tocco in più, ovvero migliorando il bordino dell'immagine. Quindi ovviamente anche questo non è detto che il vostro programma consenta di fare questa cosa qui, ma non è la cosa più importante. Questo è per dargli semplicemente un tocco in più, ovviamente per chi utilizza magari Photoshop. In questo caso io vado semplicemente a spostare un pochino il bordo all'interno e ad arrotondare gli angoli, in modo che non si veda troppo tutta la scalettatura intorno all'immagine. Infatti adesso potete vedere che è tipo perfetta. In questo caso qui, adesso io ho scontornato l'immagine, torno appunto a selezionare l'immagine, copio l'immagine, in questo caso con Ctrl-C per copiare l'immagine che è selezionata, faccio un Ctrl-V, la mia immagine adesso è messa qui a destra. Questo ovviamente per quanto riguarda chi può fare questo tipo di cose con Photoshop. Quindi se volete un tutorial su come scontornare un'immagine perfettamente, me lo fate sapere nei commenti qua sotto. Benissimo ragazzi, dopo aver scontornato l'immagine siamo arrivati a questo punto qui, quindi questa bellissima immagine che dobbiamo solamente scegliere dove inserirla. In questo caso io andrò a inserirla a destra e in questo modo qui. Devo dire che non è il migliore dei soggetti che potevo scegliere, ma ho scelto questo qui. Adesso abbiamo scelto la nostra immagine da mettere sullo sfondo, quindi cosa andrò a fare? Andrò a dargli ancora un tocco in più, ovvero a dargli un contorno intorno all'immagine. Arrivati a questo punto abbiamo un'immagine scontornata. In questo caso qui possiamo riprendere appunto dal punto di prima, cioè come se avessimo un'immagine trasparente anche scaricata da internet, quindi non è necessario, come ho detto, per forza metterci la propria faccia. E andiamo a dargli quel tocco in più. Allora, con il programma che avete dovete dargli un contorno all'immagine. Se volete proprio un tutorial più complesso proprio su come fare ad esempio le copertine con Photoshop per YouTube, me lo fate sapere sotto nei commenti e ne farò un altro. Photoshop consente comunque di utilizzare diversi modi per appunto mettere il contorno intorno alle immagini. A me, devo dire, piace molto invece inserire, piuttosto che la traccia su Photoshop, perché mi va a fare la scalettatura, ma anche qui, se non avete altro,
ovviamente utilizzate questo. Io invece preferisco mettergli un bagliore esterno. Bagliore esterno perché? Perché mi consente... Dov'è? Ho sbagliato, eccolo qua. Perché mi consente di andare a sfumare leggermente tutto quanto. Io in questo caso qua andrò a scegliere un colore nero, anche se io sono già nero dell'immagine, ma così risalta molto di più all'occhio. Quindi tipo il pollicione in su, no? Che sto facendo la cosa figa. E andiamo un pochino ad ingrandire questa bellissima cosa. E quindi, come potete vedere, vado a sfumare. Ok, è sfumato, quindi è un po' più carino rispetto alla traccia, perché se io vi faccio vedere la differenza, il bagliore è in questo modo qui, mentre la traccia ha tutta la scalettatura, sperando che si veda ovviamente con la qualità del video che sarà fuori, ma io, come detto, preferisco il bagliore esterno in questo modo qui. Gli diamo un ok, abbiamo scelto la nostra immagine di sfondo, la nostra immagine in trasparenza, il contorno intorno alla nostra immagine di trasparenza per dargli una cosa in più, ok, per renderlo più visivo al nostro occhio, più bello da vedere. E adesso cosa manca? Ovviamente manca la scritta, quindi andiamo a metterci una scritta. E cosa possiamo scrivere in un video del genere? Come fare copertine per YouTube. Ok, abbiamo la nostra bellissima scritta che ovviamente andremo ad ingrandire per riempire il più possibile la nostra bellissima immagine. Ecco qui, stupendo, bellissimo. Cosa faremo ora? Dopo aver messo questo, andremo a dargli un contorno anche alla nostra scritta, perché dici bianco su giallo non si vede. Potete ad esempio farla in nero, che ne so, potete farla in questo modo qui. Ok, e già si vede di più. Per chi non possa dare un contorno, ad esempio, io consiglio di fare un colore scuro, ad esempio su questa copertina qui. Andrei a fare un colore di questo tipo qua, ok? Nero, perché si vede perfettamente. Ma siccome io sono pignolo, la voglio migliore. Andrò sicuramente a cambiare il colore, la faccio in bianco. E poi andrò a fargli, come ho fatto prima, il bagliore esterno. Ecco qui. Abbiamo creato una bellissima copertina con me che sono così. E come fare copertine per YouTube? Ma cosa manca ovviamente a tutto questo? Manca il logo di YouTube, ovviamente. Ok, possiamo ad esempio inserire il logo di YouTube in questo modo qui. Ma allora perché abbiamo scritto YouTube prima? Possiamo semplicemente cancellare. Adesso andrò a cancellare quella schifezza che ho scritto sotto YouTube. Ok, ecco qui. Come creare copertine per YouTube. In questo caso ho utilizzato un'immagine, il logo di YouTube in formato PNG in trasparenza. Andrò di nuovo a fare la stessa identica cosa, a mettere il contorno anche a questa cosa di YouTube. E ho creato anche il contorno sul coso di YouTube. Questa sarà l'immagine che metterò come copertina per il video di YouTube. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, se avete altre cose che volete chiedere o avete, non so, qualsiasi dubbio, fatemelo sapere nei commenti. Ma soprattutto fatemi sapere nei commenti che tipo di copertine vorreste fare voi, che tipo di copertine fareste. E appunto, se volete un tutorial più dettagliato proprio per Photoshop su come creare le copertine per YouTube, perché questa cosa era abbastanza basilare. Ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like, di commentare, di attivare la campanellina, mi raccomando ragazzi. Ciao, fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao.